Ciao a tutti! Oggi ho deciso di portare sul canale un video, un full face di prodotti solamente Essence. Questo perché a tutti noi piace il full glam, avere un trucco dal primer allo spray fissante, però a noi piace anche poter mangiare, avere un tetto sopra la testa e quindi non piangere miseria sotto un ponte per avere dei trucchi. Quindi ho pensato, sarebbe bello se si riuscisse a fare un trucco completo spendendo il meno possibile. Tutto questo full face mi è venuto a costare 40 euro dal primer allo spray fissante. Ho utilizzato solo prodotti Essence che potete reperire all'OVS oppure più comodamente da casa su qualche sito online. C'è un sito che si chiama Cosmetic for Less, è un sito tedesco che rivende Essence, tra l'altro ci sono molte più cose lì che negli OVS italiani, e infatti mi sono basata su quei prezzi lì per fare la somma, per capire effettivamente quanto costasse tutto questo trucco, perché comunque alcune cose le ho comprate tanto tempo fa e non mi ricordo quanto le ho pagate. Ho preso i prezzi da lì. In più ho inserito anche qualche novità che ho comprato proprio l'altro giorno. Mi sono piaciute tutte, ma una in particolare, e vi faccio blink blink con l'occhio perché si vede subito qual è. Sono sicura che piacerà anche a voi, magari l'avete anche già provata perché non è super nuova. Spero che il trucco vi piaccia. Ah, ho anche utilizzato solo pennelli di Essence e comunque applicatori di Essence, tranne uno per il viso, perché mi sono resa conto che non avevo pennelli per il viso e non l'ho comprato. Beauty guru sempre comunque è la mia vita, quindi lo sapete già. E niente, io vi lascio il video. Benissimo, cominciamo subito levando i capelli dalla faccia. Questo è un passo essenziale di questo make up. Poi ho delle interessanti novità, devo dire. Sono contenta delle cose che ho comprato per completare con i prodotti che mi mancavano questo trucco. E per esempio una delle cose più interessanti che ho trovato e che non sapevo che Essence avesse fatto è la spugnetta. Questa si chiama Super Beauty Sponge ed è fatta con questa forma un po' equivoca. La devo ancora bagnare, però è abbastanza già morbida, cioè è durina, però non è un masso, ecco. Però prima di passare all'applicazione con la spugnetta, voglio prima mettere il primer. Questo è il Fresh and Fit Awake Primer illuminante. Dovrebbe dare un healthy glow, quindi un tocco idratante, ecco, però anche minimizzare i pori, il che è un po' un controsenso perché di solito quelli opacizzanti sono quelli che vanno a minimizzare i pori, quindi non lo so, farà magia questo primer, chi lo sa. E la cosa bella però è che ha il coso quasi gillato, dato che i counter di Essence sono sempre razziati e quando uno va a vedere le cose sono già state tutte swatchate, sia i tester sia i non tester. Sono contenta che almeno questo abbia il sigillo di garanzia, così almeno non è mai stato toccato da mani zozze. È color pelle, è molto corposo, anche un buon profumo. In realtà credo abbia lo stesso profumo del fondotinta, fa un po' di sapone. Sì, è idratante e quindi leggermente appiccicaticcio, come piace a me. Probabilmente per chi ha la pelle oleosa non è assolutamente consigliabile, perché comunque lo sento un pochino, cioè è molto idratante, ecco, quindi non è l'effetto sicuramente che una persona che produce sebo dalla faccia vuole avere. Però mi piace, devo dirvi che comunque come primer mi piace. Comunque ho fatto le unghie nuove, sicuramente vi avrò messo una foto su Instagram, però volevo farvele vedere anche qua perché mi piacciono molto, molto belle. Bene, ho bagnato la spugnetta ed è diventata tipo enorme, cioè prima stava qui dentro e adesso non ci entra più, quindi immaginate quanto si è ingrossata. Sembra tutto un doppio senso quello che sto dicendo. Comunque, come fondotinta è quello della stessa linea del primer, è il Fresh and Fit Awake Makeup. Questo anche è un fondotinta illuminante, idratante, sicuro, non opaco, quindi di nuovo per chi ha la pelle misto grassa direi di evitarlo, però a me devo dire che invece piace abbastanza. Questo è nella tonalità 10, se non sbaglio, 10 Fresh Ivory, e lo vado a mettere tipo un pochino qua. Non so, trovate una forma per questa. Sembrano due tette un po', però una mozzata. Ok, devo già dirvi che non mi fa impazzire la spugnetta, nel senso che, cioè, se la prendete da qua è molto traballante, no? Cioè sembra un po' un punji ball. Se la prendete da qua invece è un pochino più stabile e quindi forse un pochino meglio. Quindi in ogni caso vi consiglio di prenderla tutta, perché sennò è proprio un po' fastidioso. Da sto lato è veramente molto grande, quindi comunque fare le aree qua vicino al naso e sotto gli occhi è un po' difficile. Però invece come applicazione devo dire che non mi sta dispiacendo. Penso se ne sia bevuto metà, però l'effetto è molto carino. Come vedete comunque coprire copre abbastanza, perché avevo qua una forma di vite estranea.
il disagio che mi porta a non sapere come usare questa spugnetta è veramente incredibile. Non so come impugnarla. Cercherò un tutorial su come usare la spugnetta Essence. Per quanto possibile, tra l'altro, voglio anche utilizzare solo pennelli Essence, ma in realtà mi sono resa conto poi che non ne ho neanche uno per il viso, quindi... Ops. Comunque l'effetto non è per niente male e questa spugnetta, bene sia un po' giganterrima e con una forma improbabile, l'ha steso molto bene. Come correttore utilizzo il Get Picture Ready Brightening Concealer nella tonalità 10, quello che praticamente ha l'applicatore fatto così, che non so, è penso una delle cose più antigieniche del mondo, ma pazienza. Mi circospargo ampiamente anche perché c'ho delle occhiaie che fanno paura. Così invece è molto meglio. E è esploso. È finito sulla maglia, pulita. La vita è così bella. La vita mi sorride ogni giorno. Ora proviamo la parte, non so bene quale, di questa spugnetta. E sfumiamo il correttore. No, è veramente, cioè, è troppo grande. Forse... Ah, ok, ok. Adesso ci siamo. Come cipria voglio un climax di suspense per questa cipria che ovviamente non mi avete mai visto usare. Sto parlando della All About Matte di... Essence, ma devo anche smettere di dire di Essence, è un video interamente Essence, è inutile che io lo dica ogni prodotto. Vado a metterla con un pennello che non è di Essence perché mi sono dimenticata di comprarlo. Ora, un altro prodotto che non ho mai usato questa volta per davvero ed è il Get Picture Ready Contouring Palette. Questa è in polvere, in realtà è molto molto calda, quindi contouring è un parolone, diciamo che forse facciamo più un po' di bronzing. E in realtà c'è anche una cipria qua tipo banana powder che voglio provare a usare sotto gli occhi. Spero non sia troppo gialla e troppo scura rispetto alla mia faccia, che quindi mi farà diventare un Simpson nel giro di un secondo. Ci può stare? Ci può stare. Vado prima a prendere la tonalità più chiara perché mi sembra già abbastanza scura, però non so quanto sia pigmentata, quindi vediamo. Ah, no, dai. È sufficientemente pigmentata senza essere una macchia di colore informe ogni volta che la metti. Come tonalità, come vi dicevo, è molto molto calda. Però a me non dispiace mai. Se siete amanti del contouring freddo, stile morto, non va bene. Io che lo passo qua sperando mi faccia passare il doppiamento. La speranza è l'ultima a morire. E poi prendo anche una punta di quello scuro qua, finendo per esagerare, ma va bene. Va bene, va bene così. Un po' la spugnetta, così lo atteniamo un pochino. Ora, come blush, il Satin Touch Blush è uno dei miei preferiti e questo è il 10 Satin Coral ed è una tonalità veramente molto molto bella, cioè vi giuro questo mi piace proprio tanto. Per l'illuminante ho un prodotto che sono molto scettica su questo. Io all'OVS non ho mai trovato illuminanti di Essence, cioè mai proprio, non so neanche se li facciano, cioè sì, credo di sì perché online qualcosa si trova, ma in negozio veramente poco. Però quello che sono riuscita a prendere e che, cioè, mi interessava perché comunque è particolarissimo, è il Prismatic Holo Lighter, questo qua nella tonalità Be Unique, Be a Unicorn, che di sti tempi essere unique being a unicorn mi sembra un po' un controsenso comunque. Ed è questo qua, voi lo vedete tipo bianco, forse ha un riflesso per vinca e ecco, sì, poi lì si vede. È in stick, per cui forse avrei dovuto metterlo prima di mettere 12 kg di cipria, ma ormai il danno è fatto, quindi lo metto comunque. E l'unica cosa che mi preoccupa è metterlo sul naso, perché forse lì potrebbe sembrare un po' strano, ma pazienza. Comunque, picchiettandolo un po', che dite? Ci sta? Forse sto esagerando, non riesco più a fermarmi. Diciamo che un po' si porta via tipo tutto quello che voi avete messo sotto, però con un po' più di attenzione riuscite a evitare che vi distrugga tutto ciò che avete fatto prima. Ora, per le sopracciglia abbiamo il Super Last 24 Ore Eyebrow Pomade Pencil Waterproof, la matita questa qua, che avevo già provato in un video, e poi il Make Me Brow, il mascara strafamoso di Essence, che devo dire mi piace parecchio. Per gli occhi ho comprato questo meraviglioso, cioè vi giuro mi sono innamorata quando l'ho visto, quindi questo lo devo per forza prendere, Metal Shock Eyeshadow, ed è un ombretto metallizzato liquido praticamente che poi si asciuga ed è un colore stupendo. Questo è il 2, non so neanche dove ci sia scritto, ma credo fosse tipo il 2. Comunque è un rosa polvere scuro. Come colore di transizione utilizzo la palette, quella del contouring, che ho
utilizzato prima, perché ovviamente le terre, le polveri così vanno più che bene come ombretti, quindi vado a mettere quella centrale come colore di transizione, poi quella scura più nell'angolo esterno per scurire, ovviamente, e poi andiamo a mettere questa meraviglia. Non vedo l'ora. Ovviamente sto utilizzando un pennello da sfumatura di Essence. Tra l'altro io adoro, cioè nel senso comunque ne ho tipo 3 o 4 e li ricompro ogni volta che li distruggo. Ok, è arrivato il momento. Questo fare credo costi tipo 3 euro. La fine del mondo. No! No, basta, cioè è finita per tutti. Ora devo stare così per farlo asciugare bene. Poi tra l'altro questo applicatore è veramente comodo, perché è super facile fare l'effetto cut crease con questo direttamente, cioè non c'è neanche bisogno di un pennello. Bene, sì. Ho la tazza a forma di calderone di Harry Potter. Ok, adesso si è asciugato. No, io vi giuro non me l'aspettavo così bello. Vado a utilizzare un po' del blush, non mi veniva la parola, nell'angolo esterno, e poi ancora un po' dello scuro della palette di contouring. Ok, sono veramente molto 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 soddisfatta degli occhi, ma adesso passiamo all'eyeliner. Questo qua è il Liquid Ink. Allora ne hanno tipo 300 di eyeliner, sono andata su questo perché mi ispirava, ma... Ok, adesso basta, perché questa è venuta benissimo, l'altra non verrà mai così, quindi... Perché farla a sto punto, no? Diversi che più diversi non si può. Come mascara il Lash Princess, che sapete è uno dei miei preferiti, soprattutto drugstore, quindi, ma forse proprio nella vita, quindi metto questo, no, non c'è alternativa proprio per me. Voglio mettere poi lo spray fissante prima di mettere il rossetto, perché non so, mi ci trovo sempre più comoda. E questo qua è il Keep It Perfect, che... mi piace come prodotto, non mi piace l'applicazione, perché è tipo, è duro questo e spruzza in un modo che non mi piace. Mi faccio una doccia e torno. Come prodotto labbra voglio mettere un rossetto di quelli Velvet Matte, questo è l'8, mi piace tantissimo. È un po' color labbra da morto, come lo chiamo io, però è bello, cioè mi piace, ed è anche molto confortevole sulle labbra questo rossetto. Però sopra voglio mettere anche un pochino di questo illuminante, giusto per riprendere almeno il viso. Vediamo come ci sta, magari poi fa schifo, lo levo e lo rifaccio da capo e mi chiudo tantissimo. Tra l'altro l'ho strausato sto rossetto, già arrivato alla E che c'è stampata sopra. E voilà questo risultato, io sono veramente veramente molto contenta, perché comunque per 40 euro, cioè, ma soprattutto gli occhi, cioè questi Metal Shock devo dire che valgono veramente, cioè valgono più di quello che costano secondo me, cioè sono veramente ottimi, infatti mi sa che comprerò anche tutti gli altri, ci sono credo 5-6 colori, andate a prenderli prima che finiscano tipo subito, e sono un ottimo prodotto, spero che siano in linea permanente, ma penso di sì, e quindi niente, spero che piaccia anche a voi, che vi sia utile. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con le emoji della melanzana. E noi ci vediamo nel prossimo video. Peace out!